In tre circostanze, su indicazioni ricevute telefonicamente, lei andò a prendere plichi contenenti scritti dall'onorevole Moro indirizzati a vari destinatari, da recapitare alla signora Moro. Il 20 aprile, il 24 aprile, a via Volturno, angolo piazza dei Cinquecento, dove però non trovò nulla. Il 5 maggio, accanto alla parrocchia, cioè all'angolo tra via Santa Lucia e Circonvallazione Clodio. E se si può soffermare sulla consegna della lettera del 5 maggio, e siccome non sono state più rinvenute le bobine delle intercettazioni che riguardano quella lettera del 5 maggio, in quella telefonata che cosa le disse il professor Nicolais? Era sera e il sagrestano dice: la vogliono al telefono, cioè, io rispondo, cioè, ma dico, e che dice Don Mennini, dico, sì, ma lei chi è? Fece io, che non riconoscevo. Dico, sono il professor Nicolai, ho capito. Ah, dice, guardi, lei deve uscire subito dal portoncino sotto qui della parrocchia, corra all'angolo tra via Santa Lucia e Circonvallazione Clodia, lì c'è un cestino della immondizia, e troverà una busta con una lettera indirizzata alla signora Moro. E poi dica alla signora che purtroppo non abbiamo potuto rintracciare la persona da lei indicata e quindi abbiamo fatto ricorso nuovamente a lei. Ha comunicato una cosa per tutti noi totalmente nuova, che il professor Nicolai nella telefonata del 5 di maggio lascia un messaggio finale alla signora Moro comunicandogli che la persona che dovevano rintracciare non l'hanno rintracciata e quindi hanno fatto ricorso di nuovo a Don Menini per lasciare la missiva in cui il presidente Moro annunciava la fine della propria vita da lì a pochi giorni. Questo, con tante altre cose acquisite nel lavoro della Commissione, riconferma che c'era un canale di ritorno, e un canale di ritorno che, stando alle conoscenze fino ad oggi avute, si interrompe improvvisamente attorno al 5 di maggio o poco prima o poco dopo. Questo adesso credo che sarà oggetto di lavoro da parte della Commissione. Abbiamo messo in fila l'ordinanza del procuratore Ciampoli, la riapertura di Marini, un brigatista che per la prima volta dice al Monsignor Mennini che quel canale non è stato più reperito, e quindi arriviamo al 9 di maggio con l'assenza totale del canale di trattativa.